tasso di occupazione in termini di variazioni, cioè ho visto l'evoluzione del tasso di occupazione rapportata all'evoluzione del tasso di disoccupazione e del tasso di attività. Allora, vi segnalo questa cosa, diciamo, il risultato di questo esercizio. Se nel 2007 per incanto la disoccupazione dei giovani laureati 20-24 anni, se nel 2007 per incanto la disoccupazione fosse scomparsa, si fosse azzerata, naturalmente se la disoccupazione si fosse azzerata l'occupazione sarebbe salita, ma l'occupazione sarebbe salita, l'esercizio ci dice, di soli 7 punti percentuali. Premesso che abbiamo imparato da tutti gli eventi che si sono susseguiti in questi giorni, abbiamo ricevuto veramente tante informazioni che sono utili e che possiamo applicare chi nella professione, chi negli studi, chi nel lavoro che svolge. Oggi è emerso sì che praticamente andiamo incontro a una società che è completamente mutata anche per quanto riguarda il lavoro. Non c'è più, sono superate ormai le logiche del posto fisso e del lavoro che deve essere per forza attribuito per legge, ma abbiamo capito insomma che bisogna un po' darsi da fare, però quello che è emerso appunto è poi le competenze e la meritocrazia hanno sempre un ruolo determinante. Che considera un aspetto è certamente fondamentale nelle dinamiche del nostro, molto anomale del nostro mercato del lavoro, che riguarda in modo particolare i giovani, i più giovani, e riguarda però cronicamente da tempo il mismatching tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e le competenze disponibili nel mercato stesso sulla base della offerta educativa. Allora, se dobbiamo immediatamente riprendere e dare contributo alla crescita e quindi creare occasioni di lavoro, dal mio punto di vista che cosa abbiamo fatto e dobbiamo continuare a fare? Il fattore tempo della crescita in un elemento di recessione diventa, come quello che stiamo attraversando, diventa il fattore fondamentale di tutte le politiche, tutte. Cioè, devi guardare al medio e lungo termine, ma devi ragionare che il fattore diventa essenziale. Qualunque politica buona, se non ha un'immediata ripercussione, rischia di diventare una politica cattiva, perché non hai più tempo. Molto interessante, molto, molto sul pezzo i relatori, specialmente loro sapevano che parlavano dei giovani professionisti da poco, neolaureati, quindi mirato all'auditorio. Si parlava di merito e hanno fatto capire che per essere dall'altra parte bisogna essere preparati. Ci hanno fatto vedere la loro preparazione e ci hanno trasmessa con la voglia, me ne vado con la voglia di approfondire. Mi aspettavo una settimana di intenso lavoro, di conoscere belle persone e di avere relatori preparati. Io ho trovato questo. Volevo imparare cose nuove e le ho imparate. Volevo approfondire cose che conoscevo e le ho approfondite, quindi sono soddisfatto di quello che ho trovato a livello umano e didattico.